Bene, buongiorno a tutti, vedo che insomma, siamo già un buon numero, poi come al solito qualche ritardatario si aggiungerà e altri si guarderanno la registrazione. Siamo partiti quest'oggi con segni meno sugli indici azionari, ma siamo in recupero, come vedete in basso a destra c'è il grafico del FTSE MIB, lo vado ad allargare. Il grafico del FTSE MIB su base a 5 minuti e si vede bene come siamo a seguito di un'apertura in ribasso, poi il mercato abbia fortunatamente ricominciato a salire e siamo tornati, si è salvato in corner, come si dice, facendo il minimo proprio sui 22.000 punti, livello di supporto. Anche multi day e poi ricominciando appunto a salire e andando oltre le prime resistenze a 5 minuti. Il riepilogo un po' delle performance, abbiamo il Bitcoin che è sui 21.215 più 0.58, quindi vediamo per lo più segni più quest'oggi, tranne il BTP e il Bund con lo spread che si allarga ancora leggermente, già ieri mattina vi ho fatto vedere del segnale di ribasso sui BTP che si è tradotto poi a livello di operatività per le rubriche daily in un segnale di acquisto sull'ETF della Lyxor a leva 2 short, quindi sembra un gioco di parole, ma siamo long di ETF BTP a leva 2 short. E per il resto, come detto, il FTSE MIB che è partito in negativo guadagna lo 0,57% in questo momento, anche il petrolio recupera più 1,36%. Già l'analisi del petrolio l'ho fatta anche ieri con i livelli nel report che ho condiviso sul gruppo Telegram e sugli altri social. La cosa interessante è che l'Italia fortunatamente recupera più delle altre piazze finanziarie, ma ormai spesso ci ha abituato a questa maggiore volatilità, scende di più degli altri e a volte rimbalza un po' di più, soprattutto quando a scendere sono i titoli bancari, chiaramente, che pesano sul listino. Dal punto di vista del Nasdaq e dell'S&P 500 che ieri avevamo visto, avevamo analizzato il Nasdaq è arrivato, ha rotto i 13.000 ed è appeso un po' ad un filo perché è arrivato su questo livello di supporto in rosso. Vedremo se oggi riuscirà a reggere in chiusura, perché se riuscirà a reggere in chiusura con l'inversione di un key reversal rialzista, potrebbe partire anche una buona fase di recupero. Quindi la chiusura di oggi per il multi-day secondo me sarà molto importante sia per l'Italia che per il Nasdaq, che appunto è su questo livello cruciale, come l'Italia è sui 22.000 punti. E quindi penso che oggi in chiusura di giornata avremo le idee chiare di dove saranno schierati compratori e venditori, se più lato long o più lato short. A livello di operatività nostra, ieri vi ho fatto vedere che a livello multi-day sull'azionario Italia eravamo short, adesso lo sanno ovviamente chi sono gli abbonati delle rubriche, azionario Italia erano rimasti solo questi due short, Mediolanum e Generali, Mediolanum siamo andati a target ieri, e generali questa mattina eseguiti anche sul target di Banca Generali. E ci sono solo due ordini attivi molto distanti, ordini condizionati su Moncler e Ferrari in acquisto, quindi sicuramente non andranno eseguiti né oggi né domani, ma i livelli potrebbero anche essere abbassati domani. E altre a livello di operatività, dato che mi è stato chiesto sui livelli, perché magari non tutti vedono tutte le puntate o si collegano tutti i giorni, vado a mostrarvi. Vabbè, rimango qua prima di cambiare finestra, scusate. Rimango qua prima di cambiare finestra, ETF,
uno sguardo agli ETF, ancora in guadagno sull'S&P 500, 8,79 stamattina con stop alzato a 41,2. Ieri siamo entrati sull'oro, eseguiti a 163,3 sul minimo, vicino al minimo di giornata e poi ha recuperato prima della chiusura. Ancora molto bene il Brasile, l'MSCI World ancora regge bene, lo stop in profit. Bene la copertura sul VIX che è arrivata a più 7,21% di guadagno, abbiamo alleggerito metà posizione, stop alzato a 3,18, in perdita il FTSE MIB che però appunto regge quest'oggi sui supporti, quindi bene, e in guadagno invece la posizione sul BTP su cui siamo entrati ieri mattina proprio sui minimi di giornata. Quindi cambio adesso invece schermata. Per andarvi a mostrare, eccolo qua, i miei trading system, dato che ieri sono state fatte di nuovo delle domande sui trading system, e se seguono i livelli che mostro quando facciamo queste dirette, come ho detto, io ho tantissimi trading system. Per le rubriche che utilizzo per i clienti devo fare una scelta, quindi ne utilizzo due per l'azionario Italia, uno per l'azionario America, uno per gli ETF e ne utilizzo una decina invece per i derivati, ciascun derivato compreso cripto ed Ethereum con un trading system diverso. Vi rimostro i due trading system sull'azionario Italia con trade che sono stati chiusi recentemente o posizioni attive. Questo in alto a sinistra, Race, vedete, è Ferrari con livelli che vengono calcolati, che sono questi di entrata. Questo è il canale di supporti e resistenze dinamici che calcola il trading system e sulla base dei quali il trading system poi opera. Qua, ad esempio, al superamento dei 182,40 c'era stato un ingresso long, la rottura di questo livello di resistenza dinamico in verde. Questo è il trading system che opera chiaramente in trend follower, la rottura delle resistenze. E poi qua ha chiuso definitivamente su questo ritracciamento che c'era stato intraday il 2 agosto, ha chiuso la posizione e adesso sta aspettando di rientrare. Livello che è stato appena ritoccato da 215,80 a 213,10, ma comunque abbastanza distante e non verrà certamente eseguito quest'oggi su Ferrari. Livello che poi con l'andare dei giorni, se Ferrari continuerà a muoversi in laterale, questo livello di resistenza dinamico verrà ulteriormente abbassato in area 211 e rotti. Questa è l'equity line, ciascun titolo, si possono vedere le statistiche del trading system, del modello, questa è la curva dei profitti, questo è il performance summary del modello su Ferrari con il profit factor 1,65, il profitto netto, e la percentuale di successo che si vede nella trade analysis è 68-18%, l'average trade, average winning trade, eccetera, eccetera. Tutti questi parametri statistici, poi per chi fa trading system che è abituato a leggerli. Il trading system si muove abbastanza bene, ha i suoi drawdown su Ferrari. Ferrari è un titolo abbastanza direzionale, quindi spesso e volentieri regala soddisfazioni, un po' meno invece Fineco che viene da alcune stoppate. Fineco Bank per il trading system multi-day è in drawdown, vedete che qua la curva ha iniziato a scendere, per fortuna, insomma, compensata poi. Il fare diversificazione su diversi titoli aiuta poi chiaramente ad appiattire la curva dei profitti. Questa è l'ultima stoppata proprio di Fineco, che è la rottura di questa resistenza, è tornata indietro e quindi la posizione è stata chiusa in stop profit. Le altre freccette che si vedono invece, questo non c'entra col trading system, ma
il trade long contro trend che è stato fatto ieri dall'HFT Flow Scanner, con l'HFT Flow Scanner di cui ho documentato, oltre che nella diretta, anche la posizione chiusa nella chat a Telegram. Quindi l'HFT Flow Scanner 9.45 segnalava a Finego come uno dei titoli su cui si stavano concentrando dei flussi. L'ho comprata in posizione poi chiusa target, con il titolo è salito nella prima parte della giornata, appunto contro trend. Dell'HFT Flow Scanner parleremo tra un istante. Intanto vi mostro anche l'altro trading system che, come vi ho già spiegato, sono due, quelli sull'Azionario Italia. L'altro opera contro trend e qui vi faccio vedere l'ultimo trade di Banca Mediolanum, che è andata via via, questo in rosso è il livello target che è stato avvicinato giorno per giorno. Ieri è stato colpito, quindi eravamo entrati short qua, è stata in sofferenza un paio di sedute e poi il titolo Banca Mediolanum ha iniziato a scendere. Queste sono bande di Bollinger, il titolo lavora, il trading system lavora contrarian, a differenza dell'altro che lavora in trend follower, questo lavora in contrarian, quindi per aumentare il livello di diversificazione, quella che io chiamo diversificazione multistrategy. Lavorando contrarian sulle bande di Bollinger, quindi quando le bande di Bollinger sforano il canale superiore va short, però c'è un ulteriore, diciamo così, livello di conferma dato appunto da livelli operativi che sono quelli in fucsia, quindi anche qua contano le resistenze che sono quelle in fucsia, quindi deve esserci lo sforamento della banda di Bollinger, ma anche l'aver toccato un livello particolarmente sensibile di resistenza che viene appunto individuato dal modello. Adesso sono le 10, intanto torno vediamo se riusciamo a tornare tanto che torno sul Visual Trader, vado anche a fare una scansione con l'HFT Flow Scanner e vediamo che cosa ci restituisce. Allora, mi dite che sento solo io male? C'è una persona che dice credo di sì, perché non vengono segnalate altri problemi audio. Quindi chi ha il problema audio, non so, provi a regolare l'audio col proprio computer o a cambiare le cuffie. Dunque, HFT Flow Scanner, tra l'altro ieri, eccoci, Eni, lo vado a condividere, eccolo qua, lanciato lo scan 9.45, risultato Eni, Enel, Inuit. Anche ieri Eni è stata molto ben comprata, anche questo trade l'ho condiviso ieri nella chat, ho mostrato come i flussi si fossero indirizzati su Eni delle macchinette in un momento in cui i volumi non lo facevano ancora vedere e poi Eni abbia iniziato a salire, quindi questo è successo un'ora dopo alle 10.45 se non ricordo male. Quindi ho rifatto una scansione, ho visto Eni in cima al ranking e sono andato a comprare anche Eni in quel momento della giornata. Tra l'altro Eni quest'oggi, mentre ieri non era ancora un top performer, quest'oggi sta salendo bene e già invece uno dei titoli migliori, secondo migliore o miglior titolo addirittura in questo momento, prima di Telecom Italia. Però sembrerebbe che i flussi siano ancora importanti, che le macchinette lo stiano ancora comprando e quindi entro in acquisto e circa sullo 0,8 di target uscirò da Eni nel caso in cui venisse chiaramente raggiunto. Vado a vedere che avete un paio di domande, confermo audio ok, perfetto, benissimo.
Quindi abbiamo visto anche l'HFT Flow Scanner, secondo titolo Eni, poi abbiamo INWIT, in cima, in fondo alla lista invece abbiamo dei titoli su cui si stanno indirizzando in questo, nell'ultimo quarto d'ora, perché poi la situazione si chiamano macchinette, quindi sono molto veloci, no? E anche per questo che l'operatività che io faccio abbinata all'HFT Flow Scanner è un'operatività abbastanza rapida, perché solitamente cioè, i flussi possono cambiare da un'ora all'altra. E io quindi privilegio un'operatività intraday, anche se talvolta, quando poi rifacendo la scansione ora dopo ora, i titoli rimangono gli stessi, è chiaro che significa che ci sono delle vendite particolarmente copiose, soprattutto poi quando sono tutte sullo stesso settore. Cioè, se facciamo una scansione a 9,45 e ci sono, risultano molto venduti bancari, come è capitato qualche seduta fa, la rifacciamo un'ora dopo, di nuovo tra i più venduti ci sono i bancari, 3 ore dopo, di nuovo tra i più venduti dalle macchinette ci sono i bancari, è chiaro che quello è un segnale particolarmente forte e può portare risultati, valere la pena mantenere le posizioni aperte anche la seduta successiva. Com'è possibile individuare le macchinette? È possibile, questo software, l'HFT Flow Scanner, serve a quello. Poi è chiaro che è un software proprietario. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo fatto degli investimenti in ricerca e sviluppo e software registrato, quindi dettaglio, vi faccio vedere come lavora, come viene utilizzato, come lo utilizziamo, ma come funzioni la piattaforma a livello di algoritmo, questo non lo posso raccontare, chiaramente. Però sapere come utilizzarlo è già parecchio. Dunque, mi si chiede se impostiamo il dato alle 9:45, dopo quanti secondi è disponibile. È disponibile praticamente dopo pochi istanti, il tempo necessario che tutti i titoli facciano degli scambi. Quindi non appena tutti i titoli fanno dei nuovi scambi, viene refreshato poco alla volta viene refreshata il ranking. Bisogna aspettare, io aspetto di solito 5 minuti per dar tempo di fare alcuni scambi a partire da quella fascia oraria e quindi in modo che il ranking sia più affidabile, cioè vedere effettivamente quanto stanno lavorando le macchinette su quel titolo. Quindi il ranking è disponibile quasi da subito, cioè tipo su titoli liquidi come quelli delle Azionario Italia, un minuto e sono già praticamente tutti disponibili. Però perché il calcolo, l'individuazione dei flussi sia corretta, io attendo almeno 5 minuti. Quindi dalle 9:50, l'imposto alle 9:45, poi 9:50, tra le 9:50 e le 10 entro in posizione. Qualche volta guardo anche l'analisi tecnica, adesso dovendo anche parlare, eccetera, non ci guardo per nulla, entro direttamente e basta. Qua intanto la situazione sta ancora, vede una risalita ancora del nostro FTSE MIB. Tra l'altro anche qua si sta formando un key reversal rialzista. Se dovesse chiudere in questo modo il mercato, vedremo se reggerà. Se dovesse chiudere in questo modo sarebbe un key reversal rialzista a ridosso del supporto dei 22.000 punti. Siamo in una zona neutra di RSI, ecco questa non rafforza la validità del key reversal, però insomma, è comunque un supporto su cui si sta formando per il momento un pattern di inversione. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione dall'analisi tecnica, titoli che volete analizzare, altrimenti, come sapete, ci vediamo poi anche dalle 11 su classe CNBC, canale 507 di Sky oppure Milano Finanza. .it
Tendo un attimo per vedere se c'è qualche domanda. Tanto approfitto per ricordarvi che il 31 di agosto alle ore 18 farò la lezione gratuita sui canali di volatilità. Sarà una lezione di circa 45 minuti, dove vedremo le statistiche delle diverse tipologie di canali di volatilità, sia lavorando in trend follower, sia lavorando contrarian. Lo vedremo sull'azionario Italia e anche su alcuni dei principali indici mondiali. Quindi penso che possa essere una lezione abbastanza interessante. L'avevo fatta anni fa con un buon successo, ma sono passati una decina di anni, quindi credo che valga la pena riproporre questa lezione sui canali di volatilità. Ah, e per registrarvi dovete mandare una email a info@ematrend.com. Dunque, c'è questa domanda sul trailing stop. Allora, arrivo, tempo di leggere. Uscito in trailing stop ieri in un mio video su YouTube, mi ha sentito parlare di un channel basato sull'ATR. Come si chiama, su quali piattaforme è disponibile? Allora, immagino che ce ne sono diverse di uscite basate sull'ATR, ma immagino se un video con Monti, forse in quell'occasione ho parlato del Chandelier Exit, vado così a memoria. Sono uscite che sono disponibili un po' per tutte le piattaforme. Di solito io utilizzo principalmente la Multicharts e la Visual Trader e lì ci sono per la Multicharts e la Visual Trader. Poi magari faremo anche una lezione sulle piattaforme, magari anche già domani, se vi interessa, perché il discorso piattaforme e il discorso conoscenza delle tipologie degli ordini penso che sia fondamentale. Molto spesso le persone approcciano il trading avendo delle grosse lacune su conoscenza delle tipologie degli ordini, magari non è il caso vostro che siete qui questa mattina. Per me una persona che non conosce le tipologie degli ordini non dovrebbe fare trading, cioè perché sono proprio le basi, conoscere caratteristiche dei sottostanti. E la tipologia degli ordini proprio sono le basi, è l'ABC. Senza quell'ABC lì non si fa trading. Poi dopo viene anche la conoscenza delle piattaforme. E non è fondamentale la conoscenza delle piattaforme, però è utile. E magari facciamo appunto una lezione domani, ne parliamo. Comunque Visual Trader e su Multicharts ci sono. Poi la Pro Real Time o da altre non glielo so dire, dovrei verificare, ma è probabile di sì. Altre domande? No, si chiama Chandelier Exit. Comunque uscite basate sul trailing stop, basate sull'ATR ce ne sono tante altre e le caratteristiche di piattaforme come la Visual Trader, la Multicharts, la TradeStation, la Pro Real Time o la MetaTrader, sono che tutte queste uscite, dove non ci sono, si possono programmare, si possono realizzare. Di solito si trovano, anche se non sono inseriti di default, cercando in rete magari si trovano gli indicatori da poter importare sulla piattaforma. Dove non ci sono, si possono programmare. Cioè, il bello di queste piattaforme è che alla fine quello che non c'è si fa. Dunque, Mario mi chiede se consiglio sempre di inserire un target. No, è un tema che io affronto nei miei corsi sul money management e anche su quelli dei trading system. Il non consiglio sempre di inserire un target perché il target taglia i profitti. Ci sono operatività
particolari, le eccezioni a questa regola, tipo l'eccezione a questa regola, operatività con l'HFT flow scanner, perché è un'operatività intraday stretta dove, che spesso e volentieri avviene contro trend. Quindi vado a trovare i titoli su cui si lavorano le macchinette e quindi entro in acquisto, magari come è accaduto ieri, Fineco Bank stava scendendo, il FTSE MIB stava scendendo, però c'erano dei flussi indirizzati su Fineco Bank, ho comprato Fineco Bank che era in territorio ancora negativo, mi metto contro trend, mettendomi contro trend. Non è che posso ambire a chissà quali obiettivi, perché le vendite potrebbero riprendere il sopravvento. Quindi quello è un tipo di operatività che fa eccezione e dove uscire a target, uscire in fretta, uscire a target può essere conveniente ed è quello che faccio. In altri casi, soprattutto quando si opera trend follower, uscire a target è sbagliatissimo. Perché si tagliano i profitti. Se torniamo per un attimo, torno al trading system di prima, cambio schermata che rende bene l'idea. Torno al trading system, questo qua, questo è un trading system trend follower. L'ho fatto vedere. Se io opero in trend follower vado a cercare un trend e il guadagno è fatto dal cavalcare il trend, cioè il trading system è entrato qua, non è entrato sul minimo perché è trading system che lavora sulle resistenze, quindi sulla forza, ha atteso la rottura del canale in verde e qua è entrato long. Io se fossi uscito a target con tutta la posizione subito non avrei preso tutto questo movimento qua. Quindi il target vi fa tagliare i profitti. Ci sono delle condizioni in cui si usa, però solitamente quando si lavora trend follower il target non va bene. Invece del target si usa il trailing stop. Il trailing stop consente di poter cavalcare un trend molto a lungo. Se voi l'orizzonte temporale è fondamentale anche nella scelta. Trading intraday stretto si usa magari il target. Se volete rimanere in posizione, avete un'operatività multi-day, il target non ha quasi mai senso, perché magari un titolo che ha un potenziale di apprezzarsi del 15-20%, vi date un target del 3%, la rimanente performance non ve la portate a casa. Vedo che ci sono altre domande, cerco di rispondere a tutto prima di lasciarvi per prepararmi per la diretta su Class NBC. Lo strategy report che ho fatto vedere prima si riferisce solo a Race, poi ho fatto vedere anche quello di Fineco Bank, ma con Multicharts c'è un applicativo di Multicharts che consente di fare il calcolo con un unico clic di tutto un portafoglio e addirittura un albero, l'avevo fatto vedere qualche settimana fa in una delle dirette, un albero significa che vengono messe assieme più strategie all'interno di un trading system, un altro trading system con altri, quindi un'altra strategia con altri titoli, quindi se realizza si possono mettere anche su time frame diversi, e mi calcola la statistica globale di 100 titoli, 200 titoli, 30 trading system assieme, viene tutto fatto in un unico report di portafoglio e poi diviso anche per i vari sottostanti. Vediamo se riesco a farvelo vedere al volo. Un attimo di pazienza che lo vado a aprire, poi cambio la schermata. Torniamo dove eravamo, allora sulla mia VPS, eccola qua. Questo è il portfolio trader di Multicharts.
ci sono tutti i titoli dell'azionario Italia con un trading system trend follower, che è quello che avete visto prima, credo. No, è un trading system che abbiamo creato, questo è il settato di default, è il Masterclass Stocks. Il titolo è un trading system che abbiamo realizzato nella Masterclass, quindi nel corso sui trading system, che è stato consegnato a tutti i partecipanti alla Masterclass. E è possibile aggiungere un altro, anche tanti altri trading system che lavorano contrarian o con altri tipi di logiche e sugli stessi sottostanti o su altri sottostanti ancora, quindi andando a realizzare un albero, viene chiamato perché sono tanti rami all'interno dello stesso albero, multi strategy, multi time frame, multi market. E se flaggo solo il primo ramo e clicco su backtesting, ottengo il backtesting di 40 titoli contemporaneamente con la strategia trend follower. Qui è solo un dato parziale, che questo dato parte dal... Qua posso settare l'orizzonte temporale, vedete le bars back. 500 bars back, qua è dal 1º gennaio 2012, quindi ci sono tutti i settaggi su cui potete verificare su orizzonti temporali diversi, quindi questo con un dettaglio maggiore, cioè più lungo, non maggiore, quello di prima era solo sulle ultime 500 bar, di cui una parte non vengono utilizzate per il calcolo, quindi erano praticamente gli ultimi 5-6 mesi. E qui si vede la parte leggermente degradante, quindi degli ultimi trade di questo modello. E questo è l'equity line su tutti i titoli, 40 titoli contemporaneamente. Se andiamo a vedere qua, c'è la correlation analysis, che è basata su dati daily, su dati weekly, su dati mensili. Adesso qui l'ho impallato io perché sono andato a fare l'hourly, che sono dati solo daily, quindi lui sta cercando di fare dei calcoli che non riesce a fare. E vabbè, adesso tra un po' si sbloccherà, tanto lo lasciamo lì lavorare. Altrimenti tra un attimo andrò a terminare l'applicazione. Lo possiamo aggiungere anche tutto l'albero successivo, quindi contrarian, e andare quindi a vedere i risultati globali, anche la correlazione tra i vari, appunto, oltre alla correlazione, anche il dettaglio dei singoli titoli all'interno del nostro albero di risultati. E poi chiudo perché mi sono dilungato a fare questa didattica qua, e magari sono rimasti un paio di titoli. Ci sarà occasione, secondo me, Unicredit, mi pare che fosse uno di questi, sicuramente lo analizziamo più tardi durante la diretta con Classi NBC dalle 11, perché è quasi impossibile che non capiti di analizzare Unicredit. E chiudo con questa schermata, che la parte, quello che abbiamo visto prima, è quello che genera i segnali, la multicharts che genera i segnali di trading system con cui vengono testati, e questa è la piattaforma che li esegue. Io giusto in questi giorni, ma ci farò un video apposito. Ho avuto un trade in cui sono rimasto incastrato, non è stato eseguito dalla multicharts per colpa del broker, però la multicharts da sola non è sofisticata, cioè tanti la usano per risparmiare, perché motivi, ognuno ha i propri motivi, magari perché non sa che esiste questo prodotto, che si chiama White Trader, che io stesso avevo un attimo accantonato per un po' di tempo, per ragioni che poi spiegherò, però mi rendo conto che non si può fare a meno di questo prodotto per fare trading automatico, per cui con un unico flag gestisce centinaia di trading system. In sicurezza, manda SMS, alert per qualunque cosa,
si riallinea da solo. Cioè, se avete un unico trading system, magari risparmiate, non ne avete bisogno, ma se avete bisogno di gestire tanti trading system come faccio io, andare al risparmio, non porta risultati, porta solo dei danni. Alla fine, il risparmio viene a costare di più in inseguiti e in perdite derivanti da errori della piattaforma che altro. Quindi è importantissimo la parte di execution, avere una piattaforma come questa professionale, sofisticata, che mantiene l'allineamento, manda allarmi e consente veramente di staccarsi dal monitor, cosa che non fanno nessun'altra piattaforma né MetaTrader, NinjaTrader, MultiChart, da sole non lo fanno. Quindi io le uso per generare i segnali, ma sto tornando alla WhiteTrader per l'esecuzione, che prende gli ordini della MultiChart, li tiene allineati e li esegue. Vabbè, parleremo anche di questo in un prossimo video. Vi ringrazio dell'attenzione, siete stati numerosi, ci sono tante domande, come detto, alcuni titoli che non ho potuto analizzare, lo faremo sicuramente durante classe NBC, durante analisi tecnica tra 40 minuti circa. Ci vediamo tra poco in diretta di nuovo e vi ringrazio e di nuovo anche a domani alle 9:45.